Ciao ragazze, benvenute o ben arrivate sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Cinzia e oggi parleremo di un brand chiacchieratissimo, Lethal Cosmetics, ma anche costosissimo. Ma prima di iniziare a farvi vedere la palette e a truccarci insieme, se non siete ancora iscritti al mio canale, qui sotto c'è un bottoncino rosso, mi raccomando cliccateci sopra, a voi non costa nulla e per me è molto importante. E attivando la campanellina entrerete a far parte della Makeup Love Community. Mi raccomando, vi aspetto. Iniziamo? Allora, parliamo subito di questa palette. Mi gratta. Quando mi gratto c'è un problema, però non ve lo voglio dire adesso. Allora, Lethal Cosmetics è un brand molto è conosciuto, è chiacchierato ed è caro come il fuoco. Una cialdina singola, perché si possono comporre le palette oppure comprarle già fatte sul sito. Se le comprate già fatte costano meno, se le comprate se ve le componete voi costano di più. Praticamente ci sono cialde duochrome, triochrome, shimmer, matte, troviamo tutte le formulazioni. Un ombretto arriva a costare 17 euro. Un ombretto, tantissimo, eh? Quindi io cosa mi aspetto da quell'ombretto? Che sia wow e che duri tutto il giorno, soprattutto. Però in realtà questa palette non è così, non dura tutto il giorno, come io mi ero immaginata, perché ho detto caspita, è molto costosa, ombretti super luminosi, super pigmentati, eccetera eccetera, mi deve durare tutto il giorno. In realtà no. Allora, questa si chiama Nighting Lower ed è appunto una palette già composta da Lethal Cosmetics. L'ho presa sul loro sito, spediscono in Italia, non c'è dogana, quindi se comunque siete interessati a provare Lethal Cosmetics, non c'è dogana, ci sono palette già fatte, calde, fredde, come le volete, ci sono un po' di palette, quindi o se no potete appunto comporvela voi e appunto ci sono ombretti dai 6 euro ai 17 euro. Indovinate un po' che range di colori sono andata a scegliere io? Questi, che sono i colori che io amo di più, colori freddi. C'è un colore che non c'entra niente, ma pazienza. La palette appunto ha un bello specchio. E appunto il range colore è questo qui. Dietro troviamo i buchi per tirare fuori le cialde, appunto perché sono palette componibili e se vogliamo appunto cambiare le cialde, le finiamo e tutto, possiamo spingere fuori da qua dietro la cialdina e cambiarla, ma anche cambiare con un altro colore se vogliamo prendere colori differenti. Allora, partiamo subito truccandoci con questa palette e facciamo così, andiamo ad applicare sopra un primer.
Allora, ragazze, ho terminato il mio make-up, questo è il risultato finale. Cosa vi devo dire? Allora, questa palette mi piacciono i colori, mi piace tutto quello, cioè è bella, perché non posso dire che è brutta, è bella, ha dei bei colori, li ho scelti io, quindi li ho scelti in base al mio gusto. Mi piace, ecco, perché me li vedo proprio addosso questi colori, però devo anche dire che costano tantissimo e secondo me non ne vale così la pena. Sì, sono luminosi i colori, anche il lilla che ho messo qui è bello, per l'amor di Dio, non sto dicendo di no, guardate anche l'azzurro. È bello, è un bellissimo colore. Vi faccio lo swatch, vi faccio gli swatch degli shimmer per farvi capire un pochino, no? Non è che sono brutti, solo che per il prezzo che hanno, ragazze, conviene spendere tutti questi soldi per una palette che comunque cioè, vi faccio un paragone adesso, eh? Adesso ve li paragono, aspettate. Io questo colore non l'avrei mai preso, però era nella palette. Vabbè. Allora, questi sono gli shimmer che troviamo all'interno della palette, ok? Ah no, ne manca uno, aspetta, eh. Manca questo, lo metto qui. Vabbè. Questi sono gli shimmer che troviamo all'interno della palette. Per l'amor di Dio, sono bellissimi, ma vi devo dire che secondo me non valgono i soldi che fanno pagare questa palette, perché ombretti così, cioè io li trovo tranquillamente in... Aspettate un attimo. We Makeup. Cioè, sinceramente, hanno la stessa durata, hanno la stessa performance. Guardate questo, che è un po' tipo simile a questo. Beccato al volo. Aspettate, faccio vedere bene. Guardate, ragazze. Vi metto a confronto questo e questo. Hanno la stessa luminosità, hanno la stessa durata. Cioè, perché io devo andare a pagare tutti sti soldi una palette di ombretti che ha la stessa performance di We Makeup? Io adesso io ho preso We Makeup perché mi è venuto in mente che io ho fatto appunto questa palette, ne ho fatte due. Una così grande e una un po' più piccola di We Makeup e devo dire che i colori sono stra wow, cioè sempre sul viola, sapete che io adoro i viola. Guardate, questo qui lo metto qui di fianco. Cioè, secondo me alla fine tra We Makeup e Lethal Cosmetics non cambia tantissimo e la durata è simile, la luminosità è simile e io oggi ho utilizzato il primer sotto Lethal. Su questo ho provato anche a non mettere primer, quindi cioè nel senso, perché ho messo il primer? Perché mi sono truccata un giorno. E mi sono truccata un giorno, sono venuta a casa e il lilla che ho messo qua era quasi inesistente. E quindi mi sono detta: caspita, ho speso un sacco di soldi e poi, cioè, è andato via. Ma quindi io dico: non conviene comprare una palette così costosa. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Questi sono i miei pensieri, sono prodotti che io acquisto, quindi dico sempre la verità di quello che penso io, che può essere un'opinione diversa dalla tua, ci sta,
Ognuno, io rispetto la vostra idea, voi rispettate la mia, però io non spenderei tutti questi soldi. Cioè, li ho spesi perché mi aspettavo una sbamata di quelle, ho detto sbabam! E invece, sbabim! Ragazze, spero di essermi fatta capire meglio che posso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, spolliciate in su. Il make-up è stupendo, i colori sono stupendi, ma secondo me costano troppo. È il sunto della situazione. Ci vediamo al prossimo video, ragazze. Ciao!